Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di come siamo stati condizionati a reagire a certe situazioni e che cosa può fare l'ipnosi per farci uscire da questo impasse, da questo problema, trovando una soluzione, ok? Faccio un esempio banalissimo: se tu hai avuto una giornata pesantissima al lavoro, eccetera eccetera, quindi ti hanno stressato, sei frustrato, hai tanto nervosismo eccetera eccetera, arrivi a casa e tua moglie ti dice, ad esempio, tuo figlio, tuo amico, tuo partner ti dice: sai amore, si è rotto il tubo dell'acqua, del rubinetto, oppure si è rotto il rubinetto, si è rotta la TV. Tu come reagisci? Dici: accidenti, Dio buono, ma che cosa è successo? Ti arrabbi ancora di più perché le frustrazioni dell'ufficio le trasmetti in casa. Ma se ad esempio tu avessi vinto 1 milione di euro ad una lotteria o ti fosse andata la giornata a gonfie vele, arrivi a casa, la moglie ti dice, ti dà sempre la stessa notizia, si è rotto il tubo dell'acqua eccetera eccetera, tu come reagisci? Amore, non fa nulla, dai, lo ripariamo. In questo esempio, come puoi ben notare, noi, diciamo un po' tutti, reagiamo in base al nostro stato d'animo, vero? Quindi se io sono in uno stato d'animo di calma, di felicità, di gioia, di solarità, di serenità, di calma, di benessere, nel senso lato, di ricchezza, a me delle notizie negative le prendo molto 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 con equilibrio, con distacco. Ma se al contrario sono in una situazione di stress, di nervosismo, di ansia, di tristezza, depressione, chi più ne ha più ne metta, la stessissima notizia io la prendo dal punto di vista del catalizzatore, dell'aumento della mia pressione, sia fisica che mentale, attenzione, perché tutto è uno e uno è tutto, non dimenticarlo mai, ogni parola segue un'immagine, ogni immagine segue un'emozione e quindi segue anche una produzione di ormoni, sostanze chimiche nel nostro corpo. Ora tu mi dirai: dottore, va bene, ho capito, bla bla bla, ma che cosa ha a che fare tutta sta bella storiella dei condizionamenti che ci fanno con l'ipnosi e soprattutto con l'ipnosi DCS del dottor Claudio Saracino? Beh, ti spiego. È vero che noi reagiamo in base ai nostri stati d'animo, alle situazioni della vita. La stessa situazione della vita viene affrontata in base a come ci sentiamo, a come siamo, a chi siamo, alla nostra personalità in senso lato, ma noi possiamo cambiare questo modo di reagire ad una situazione grazie all'ipnosi, cioè facciamo delle sedute per mirate, oggettivate, focalizzate al nostro problema. Quindi faccio un esempio per spiegarmi. Uno va, fa una seduta di ipnosi e dice al professionista dell'ipnosi: professionista dell'ipnosi XYZ o dottore Claudio Saracino, voglio reagire in maniera diversa a ciò che mi dice mio fratello, voglio reagire in maniera diversa a ciò che mi scrive mia moglie, voglio reagire in maniera diversa alle notizie brutte che ascolto in TV, eccetera eccetera. Si può fare sì o no con l'ipnosi, con l'ausilio dell'ipnosi? Beh, certo che lo può fare, perché tu reagisci in un certo modo in base ai tuoi stati d'animo, a prescindere, e ci sta, questa è un'equazione dove è matematica, però quella punto di partenza, quella programmazione, come molti utilizzano dire, a me piace dire educazione, convincimento, convinzione del tuo subconsciente, le ha messe qualcuno, che tu poi le hai rafforzate nel corso della tua vita. Quindi se tu con l'ipnosi guidi il tuo subconscio ad andare la prima volta in cui qualcuno ti ha fatto perdere le staffe, ti ha fatto stressare, ti ha fatto sentire veramente sotto pressione in certe situazioni, e cambi quell'immagine come se fossi il regista della tua vita, come se stessi girando un film, e lo fai una volta, due volte, tre volte, cinque volte, 10 volte, perché tu puoi cambiare da solo senza venire né da me né da nessun guru, ok? Puoi cambiare da solo. Che cosa succede? Che il tuo subconscio cambia, switcha questo canale, queste immagini, e tu dirai: montagna, spostati, e la montagna si sposterà. Cosa voglio dire con tutto ciò?
che è la ripetizione, buttando via l'orologio ti porta risultati, ok? E non è un modo di dire, ragazzi, è successo a me tantissimi anni fa, e questo vale sia per i dolori, per le malattie, le benattie, la ricchezza, il successo, tutto di più, la qualità della tua vita, della nostra vita e compagnia bella. Naturalmente tu mi dirai: quando saprò se funziona, quando, come, dove, perché? Beh, lo saprai quando tu non reagirai male, nel caso dello stress, a quella stessa situazione, pur cambiando l'ordine degli addendi. Significa, pur essendo qualcun altro che ti fa perdere le staffe, tu reagirai come un karate kid, come un samurai, come un maestro di arti marziali, calmo, tranquillo, con mente lucida. Lo puoi fare, te lo posso assicurare. Certo, bisogna allenarsi come uno si allena in palestra, ok? Ti metti là, te lo ripeti, vai da qualche professionista dell'ipnosi per accelerare magari tutto questo percorso, e che volevo dire, oppure mi segui, se non hai voglia di mettere la famosa tuta, mi segui, ti dirò come fare da solo, perché poi ci sono dei metodi, Io adesso ti ho detto, lo puoi fare anche da solo e ci puoi riuscire senza dubbio, però ci vuole un po' di tempo prima di acquisire quel famoso metodo, perché ricordati, l'ipnosi è arte e scienza, tutti sanno dipingere ma non tutti sono artisti. Il mio metodo ti consente di essere un artista, perché il mio metodo è antinonno, è a prova di nonno e a prova di pigro, perché la maggior parte invece richiedono il tuo impegno, il tuo tempo, chi più ne ha più ne metta, ok? Ragazzi, funziona così la nostra mente, non è un caso che ha la stessissima situazione incresciosa che si può presentare nella vita, tipo un fallimento, debiti, tradimento, corna, bocciatura ad un esame, chi più ne ha più ne metta, litigi, offese, umiliazioni. Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo, te lo sei chiesto il perché? Nel gergo popolare si dice: sai, ma tu sei leggero, tu sei calmo, tu sei, non te ne può fregare di meno, tu qua, tu là. In realtà invece è tutt'altro, ragazzi, che quella persona calma, tranquilla, che ha equilibrio, e la persona che è stata condizionata, programmata, convinta che non vale la pena, non vale la pena arrabbiarsi. Perché? Perché avrà visto sicuramente papà suo, mamma sua, parenti suoi, eccetera, eccetera, all'inizio comportarsi in un modo, e come recita un vecchio proverbio arabo, il frutto non cade mai lontano dall'albero. Mentre chi ha visto genitori vittime di altre vittime, intendo dire che quando erano piccoli sicuramente anche loro erano, subivano ciò dai loro genitori, beh, puoi ben capire che le persone che perdono le staffe, come un po' succedeva a me, diciamo, no? Perché io pure ho avuto mio padre che perdeva le staffe, si innervosiva in un nanosecondo, mentre mia madre, mezza suora mancata, era molto calma, anche se molto apprensiva. Per cui oggi sto divagando perché sono rimasto un po' fuori dal portone del mio ufficio, non si apre, ti dico la verità, sto qui a provare ad aprire, ecco, adesso si è aperto, ho fatto un po' di video, sicuramente non funzionerà il telecomando, non lo so, come vedi ti racconto tutto perché non sono perfetto, anzi, per dimostrarti che
se sono riuscito io da scettico e diffidente ad arrivare all'ipnosi e a cambiare la mia vita in positivo in tutti i campi, puoi farcela anche te, ok? Seguimi su tutti i social, visita la mia fanpage su Facebook, Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino e visita anche i miei profili Instagram e Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio al prossimo video e ricordati, fammi tutte le domande del caso e controlla sempre su Amazon se esce il mio famoso libro. Per uscirà, metterò un post, farò dei video, eccetera, eccetera. Spiegherò ancora più in dettaglio chi sono, cosa voglio e cosa puoi fare te, come è successo a me tantissimi anni fa, ok? Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e al prossimo video.